Luigi XIV. A soli 9 anni prese il vaiolo, ma fu solo l'inizio. Colite cronica, scarlattina, itterizia, il re sole acchiappò tutto, con annessi e connessi. Si prese anche una malattia sessuale, attribuita a un eccesso di esercizi di equitazione. Fu poi vittima di vertigini, sonnambulismo e incubi notturni. Le sue urla risuonavano in tutta Versailles. Dopo 72 anni di regno, Sua Maestà, spossato, scarno, corroso dalla cancrena senile, rese l'anima a Dio. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi apro una serie dedicata a Versailles. Misteri, scandali, stranezze, assurdità, gossip. Non so voi, ma a me affascina immensamente tutto ciò. Oggi parto con il tanto chiacchierato Re Sole, malattie che lo afflissero, cure e abitudini igieniche. 72 anni, 3 mesi e 18 giorni. Tale la durata del regno di Luigi Diodato XIV di Borbone, meglio noto come il Re Sole. Il suo fu, per quei tempi, un record straordinario di longevità nella gestione del potere, portato avanti con un'enorme forza di volontà, sostenuta dalla convinzione totale della grandezza propria e della nazione che governava. Il programma di assolutismo del sovrano consistette nel dedicare ogni attimo della giornata a consolidare la sua egemonia e presentare se stesso come il padre di tutti i suoi sudditi e monarca di potenza sovraumana, paragonabile a Zeus e ad Apollo, divinità al cui splendore amava richiamare, indossando abiti dorati e tempestati di gemme. Chi lo circondava ne amava la vitalità instancabile, l'enorme capacità di lavoro, i modi cortesi e controllati, mentre ne decantava con molta piaggeria il viso regolare, i lunghi capelli biondi, la bellezza fuori dall'ordinario. Il re volle inoltre rispecchiare la centralità della sua figura, facendo costruire a Versailles un enorme palazzo per il quale dilapidò una fortuna, circondandosi di un esercito di cortigiani, se ne contarono anche 5.000, e di un numero doppio di addetti ai servizi. Le funzioni di questa piccola città erano scandite da un'etichetta rigorosissima e complessa, voluta dal re stesso, che era finalizzata a trasformare qualsiasi suo atto in un cerimoniale quasi sacro, in cui lui si mostrava come su un perenne palcoscenico ai familiari, agli amanti in carica e a tutta la nobiltà, adorante e plaudente. Pensiamo ad esempio al solenne risveglio mattutino del re, quando nella camera da letto del sovrano, ai cui piedi dormiva sempre un valletto, entravano a turno in parata per dare il buongiorno figli legittimi e illegittimi, nipoti, principi e principesse di sangue, medici, titolari del guardaroba reale, intendenti di vario genere, ministri, consiglieri e ufficiali, tutti rigidamente suddivisi per carica e genere di importanza. Ma parleremo meglio della giornata tipo del sovrano in un video dedicato. Nella realtà Luigi era molto diverso dall'immagine pubblica che ostentava. Basso di statura e pelato, cercava di mascherare i difetti rialzandosi di una ventina di centimetri, grazie ai tacchi alti e a una parrucca monumentale. Ma più che nell'aspetto fisico, il suo punto dolente stava nella salute, estremamente precaria. Ce lo dimostra un opuscolo redatto puntigliosamente per 58 anni dai medici di corte e intitolato Il libro della salute di Re Luigi XIV, in cui risulta che l'illustre paziente soffrì fin da bambino di ogni genere di patologie, superate non tanto grazie agli improbabili trattamenti che riceveva, quanto alla sua incredibile costituzione e forse anche alla tenace volontà di vivere, che gli permisero di resistere sia alle malattie, sia, è il caso di dirlo, alle cure a cui veniva sottoposto. Nel mese di novembre 1647, all'età di 9 anni, Luigi si ammala di vaiolo. Dopo una grande eruzione di pustole, il corpo si infiammò, si screpolò. La cancrena attaccò perfino le dita dei piedi, fino all'osso. Il giovane principe, abbandonato nelle mani di un'armata di dottori, fu sminuzzato, inciso, salassato, purgato. 18 giorni di martirio. Improvvisamente la febbre scende e l'enfant roi guarisce. Il popolo grida allora al miracolo. A 14 anni Luigi soffre di una terribile diarrea che viene curata con clisteri di acqua di rose, miele e grani di lino. Il tutto alternato a salassi più o meno importanti, secondo il desiderio dei sanitari. A 15 anni, vertigini, allergie, indigestioni. Ma quanto mangiava il sovrano? Porzioni pantagrueliche è il meno che si possa dire.
e dulcis in fundo due cisti, piuttosto dure, nella rosa dei seni. Trattamento classico unito a impiastre di uova di rana marinate nell'urina. Tutto è bene quel che finisce bene, ma a 16 anni rieccoci da capo, con cisti, herpes e verruche. Nel 1655 il 17enne Luigi XIV dichiara al Parlamento: «Lo Stato sono io». Nel medesimo anno mette in grande imbarazzo il suo medico personale a causa di un'indisposizione che sarebbe stato preferibile tenere nascosta allo stesso sovrano e ai suoi sudditi. Questo male segreto non era nient'altro che la blenorragia, chiamata dal popolo lo scolo. L'archiatra, che voleva a tutti i costi difendere la casta reputazione del re, un vero angelo di innocenza, attribuì l'infezione venerea a un eccesso di esercizi di equitazione, che a suo dire avrebbero alterato il funzionamento degli angusti organi genitali. Terapia: 8 bicchieri di acqua minerale al giorno, 3 salassi, 6 clisteri, 2 purghe e 10 frizioni locali a base di essenza di formiche. A 20 anni, la scarlattina. Macchie rosse, febbrone, delirio, sincope, lingua nera, incontinenza d'urine di feci, una materia verdastra e gialletta. Cura di antimonio, qualche oncia di vino mischiato con una tisana lassativa. Il re, dopo aver vomitato e defecato per ben 22 volte, si rimise in salute. In seguito Luigi soffre di emicrania, di malesseri digestivi, di sincopette. Insomma, niente di molto grave. 25 anni, morbillo, un'eruzione furiosa, temperatura altissima con delirio, sudori abbondanti, vomiti spasmodici. Dopo un ennesimo salasso, Dio interviene e lo salva. Cominciano poi, nel filo degli anni successivi, le crisi epilettiche, le vertigini, le vampate di calore, gli stordimenti e le emorragie nasali. Nel 1672 il consumo, sotto ricetta medica, di afrodisiaci gli procura la bocca amara, sonno agitato e sonnambulismo. Come antidoto contro l'angoscia gli vengono prescritte energiche purghe che lo costringono a restare ore intere sulla sedia di comodo. A 37 anni è colpito da dissenteria acuta, espelle catarro sanguinolento e fa incubi notturni orribili. Le sue urla riecheggiano in tutto il palazzo. Per evidenti ragioni di spazio sono costretta a saltare qua e là qualche anno di cronaca sanitaria del Re Sole. Posso assicurarvi però che la sua vita quotidiana fu costellata di vertigini, mal di testa, febbre da cavallo, terribili indigestioni con diarree purulente, una serie di ascessi sotto l'ascella e infezioni dentarie a ripetizione. Basta pensare che a soli 47 anni il sovrano è quasi completamente sdentato e il suo alito è insopportabile. Nel 1686 i malanni diventano più seri. Tutto comincia nel mese di gennaio con un banale grosso foruncolo al perineo che fu curato con i soliti cataplasmi di farina, compresse di foglie di rosa, clisteri e bevande purgative. Alla fine di marzo l'ascesso diventa un'ulcera suppurata che non riesce a cicatrizzarsi. Il povero paziente vedeva le stelle, tanto il dolore era acuto. Dopo consulti vari viene diagnosticata una fistola anale. L'Europa intera fu tenuta al corrente del focolaio infettivo di cui era vittima il re di Francia e del decorso della malattia. Si decide di operare. Nei mesi che procedono l'operazione, tutti i fistolosi del reame vengono reclutati per servire da cavi ai chirurghi. L'intervento viene effettuato il 18 novembre in presenza di 4 speziali, del primo ministro Louvot, di Madame de Maintenon e del confessore. Luigi XIV mostra il suo deretano regale all'assemblea. L'operatore Felix ci infila un lungo bisturi d'argento, effettua qualche abile manovra e seziona con maestria la lesione canalicolare. Due giorni dopo il re in piedi e le fistole diventano di moda. A 50 anni Luigi XIV si ammala di gotta e resta immobile settimane e settimane. A 56 è grosso, vecchio e malandato. Dovrà regnare ancora 20 anni. Il Re Sole passerà il resto della sua esistenza afflitto da dolori svariati, con la pelle squamata da affezioni dermatologiche, con i vermi che prolificano nelle sue viscere, con calcoli renali che lo fanno urinare con difficoltà, con sudori freddi dovuti a un indebolimento progressivo del suo organismo. Dall'inizio del mese di agosto 1715 il re si sposta soltanto sulla sedia a rotelle. Un clistere, grazie.
Le sedute corporali si facevano al cospetto di un alto dignitario della corte, oltre alla presenza dei medici, perciò tutto era verificato nei minimi particolari. Il re ha battuto il record delle scariche di eroiche, 5 barili pieni al giorno. Le feci erano liquide o semiliquide, rossastre o verdastre, vulcaniche o ben lisce, ma sempre estremamente copiose. Il clistero infatti era considerato il rimedio principe del Seicento, dal momento che secondo la credenza popolare per un buono stato di salute occorrevano numerosi lavaggi interni. Sembra che il re ne ricevesse più di 2000, usando anche accogliere visitatori e funzionari di corte, mentre i medici glieli praticavano e facendoli diventare di moda in tutta la corte. Lo scarsissimo stato di avanzamento della medicina del tempo, ancora nelle mani di ciarlatani o dottori a dir poco impreparati, non soccorreva certo il benessere del re Sole, mentre i suoi molti problemi erano causati anche dalla vita sregolata e sopra le righe che conduceva. Per fare un esempio, un aneddoto racconta che Luigi, forse per esporsi alla vista della gente e dimostrare di non temere raffreddori e bronchiti, viaggiava in carrozza col finestrino aperto, con qualunque tempo o stagione. I suoi gravi disturbi digestivi erano causati dal formidabile appetito. All'ora di pranzo divorava 4 piatti di minestra, fagiano pernice, prosciutto, castrato in umido, verdura, legumi, pasticcini, frutta e uova sode. La cena era altrettanto ricca e, come se non bastasse, in camera da letto aveva a disposizione altra carne fredda e dolci, nel caso si fosse svegliato con un languorino allo stomaco. L'eccesso di proteine animali che gli avrebbe causato la gotta aveva una motivazione culturale. Si pensava infatti che la selvaggina fosse l'unico piatto veramente degno di un palato nobiliare, laddove pane, legumi e più raramente il maiale erano la base della dieta popolare. Le malattie di Luigi non erano una faccenda privata, ma una questione di Stato. Non solo tutta la corte ne era al corrente, ma la nazione intera, resa edotta da opuscoli, giornali e poesie, fatti circolare tra la gente. La gestione delle informazioni faceva parte di una strategia di comunicazione che mirava a mobilitare la pietà popolare e a gridare al miracolo quando finalmente il re, evidentemente portato dal cielo, metteva in scena il suo corpo risanato. Preghiere, sacrifici e cerimonie di ringraziamento pubbliche completavano il culto attribuito alla monarchia e al sovrano. Il 1 settembre 1715, dopo 72 anni, 3 mesi e 18 giorni di regno, Sua Maestà, spossato, scarno, corroso dalla cancrena senile, rese l'anima a Dio, con qualche sospiro e 2 rantoli. Il re è morto, vive il re. Dopo aver squartato, sezionato, decapitato il cadavere e tagliato la testa a metà, i diversi organi furono, secondo la tradizione, separati. Le viscere messe in un'urna a Notre-Dame de Paris e il cuore incastonato in una reliquia alla chiesa Saint-Antoine. Durante la rivoluzione, il pittore Saint-Martin ne tritò la metà e ci aggiunse dell'olio per farne una mistura, con cui verniciò le sue tele. L'altra metà fu resa a Luigi XVIII in cambio di una tabacchiera d'oro. Poi ciò che restò del corpo, molto poco a dire il vero, fu imbalsamato e collocato in una bara di rovere, cerchiata di una lastra di rame, sulla quale venne inciso: «Qui riposa l'alto e potente principe, Luigi XIV, chiamato il Grande». Lasciava il suo regno in una disastrosa situazione economica e finanziaria, portatrice di una terribile crisi sociale, che circa 70 anni dopo avrebbe innescato la rivolta della nazione contro la monarchia. La sera del funerale, avvenuto quasi alla chetichella, tutto il popolo parigino, dimenticati gli anni dell'adulazione, festeggiò la fine della tirannia, dissacrando le immagini di Luigi XIV e chiudendone il regno con un finale grottesco, tra canti, lazzi e balli. Eccoci qua, io ho terminato, spero che questo video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Fatemelo sapere, così ne preparerò altri sempre a tema Versailles, l'igiene, vari scandali e gossip. C'è un bel po' di materiale sulla quale lavorare. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, così cresco e così appunto mi sosterrete. Lasciate un commento e fatemi sapere appunto se il video è stato di vostro gradimento. Ciao!